Sono stato chiamato dai bagnanti qui del bagno, che praticamente c'era un uomo in arresto cardiaco. Io ho preso il mio defibrillatore, l'ho portato giù, abbiamo attaccato gli elettrodi e abbiamo cominciato la manovra dell'RCP e con l'aiuto dei dottori, perché c'erano due dottori anche qua del bagno, clienti del bagno, loro con noi siamo riusciti a farlo respirare ancora. Lui era un arresto cardiaco e pompa, però la vediamo di scaricare, diceva di non scaricare, siamo riusciti a portarlo in vita, diciamo, perché era morto, E niente, dai, era morto e adesso è vivo. L'importante è questo qua. Tutti gli anni noi facciamo corsi per usare il defibrillatore. Siamo tutti abbiamo l'attestato per farlo. Uno ogni tre bagnino ha un defibrillatore. Il signore ha avuto una problematica acuta a livello sanitario. C'è stato un intervento d'equipe, oserei dire, nel senso che tutti quanti hanno fatto la loro parte. Il bagno è stato veramente molto bravo nel reagire subito alla minaccia. Mi hanno chiamato, abbiamo lavorato tutti insieme, il signore è stato poi trasferito successivamente all'ospedale del Delta e quindi per ora direi che è scampato pericolo. Questo è un defibrillatore semiautomatico e praticamente questo è una grande mano per noi. Questo qui, se non ci fosse questo qua, noi dottori non siamo, quindi praticamente noi ci affidiamo a lui. Siamo intervenuti con la dotazione che ha il bagno e che ha il bagnino e il paziente poi si è risvegliato ed è stato portato all'ospedale per le cure, le manovre di rianimazione cardiopolmonare di primo soccorso.